Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a Casa Rossini, ancora una puntata in diretta, siamo in diretta ogni lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 in poi, lo vedete anche dall'orologio che c'è in sovrimpressione sui vostri teleschermi, così come in sovrimpressione trovate i numeri per contattarci, o meglio i recapiti, perché uno è un numero WhatsApp 351-708-9977, l'altro è un indirizzo mail casarossini@rossinitv.it. Non abbiate timore di contattarci attraverso questi strumenti, perché poi tutto quello che ci farete verrà utilizzato a seconda delle vostre istruzioni. Può essere mettere in onda, può essere un messaggio che gireremo magari a uno dei nostri ospiti, può essere una segnalazione che prenderà altre direzioni e magari porterà a qualche altro tipo di risultato. Insomma, utilizzate questo strumento che noi abbiamo attivato proprio per rinforzare sia l'idea che la realtà e la concretezza del fatto di essere in diretta. Oggi è venerdì 23 aprile, e secondo il nostro libro Personology è il giorno della ricerca di sicurezza. Prima di andare a vedere un po' i dettagli sulla giornata, voglio ricordarvi di scaricare la nostra app. Ancora lo stiamo promuovendo, ma ancora secondo me c'è tanta gente che non l'ha ancora scaricata, per cui continuiamo a dirlo. La nostra app, che funziona sia per il sistema iPhone che per il sistema Android, vi dà la possibilità di accedere a tutti i contenuti relativi alla nostra emittente, ma soprattutto di avere la TV in tasca. In qualunque posto voi siate, c'è il primo pulsante, che è il pulsante della diretta, che vi permette di vedere in diretta le trasmissioni così come le vedete dal canale 633 oppure in streaming con gli altri strumenti, il sito www.rossinitv.it e le dirette quando vengono fatte sulla pagina Facebook, come in questo caso. Però avere in tasca la applicazione di Rossini TV è una marcia in più proprio per accedere a tutto quanto, incluso, ripeto, la diretta. È come avere la televisione in tasca, la trovate come Rossini TV e la trovate, la scaricate, naturalmente gratuita. E la domanda per il sondaggio del giorno, che abbiamo lanciato già sui social da diverse ore, è: sognatori o realisti? Qui vedete un'immagine particolarmente suggestiva, e poi c'è anche una duplicazione, ecco qua, c'è anche la frase: ci sono due tipi di persone in questo mondo, i realisti e i sognatori. I realisti sanno dove stanno andando, i sognatori ci sono già stati. Una citazione bellissima, ci divertiamo molto a cercare, trovare e proporre queste citazioni. Dateci la vostra risposta, poi durante la puntata vi diremo chi è più sognatore, chi è più realista in termini percentuali tra i nostri telespettatori. E oggi è il 113° giorno del calendario gregoriano, mancano 252 giorni alla fine dell'anno ed è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Questa giornata è nota anche come giornata del libro e delle rose, è un evento patrocinato dal 1996 dall'UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copywriting. Siete curiosi di sapere perché è stato scelto proprio il 23 aprile? Perché curiosamente il 23 aprile del 1616 è il giorno di morte, ahimè, di Shakespeare, Cervantes e De la Vega. Tre scrittori naturalmente importantissimi, presi a simbolo e hanno fatto sì che questa scelta del giorno del libro cadesse sul 23 aprile. La Chiesa Cattolica celebra San Giorgio, originario della Cappadocia, siamo dalle parti del 200 e del 300, come dicevano nel film Non ci resta che piangere. È stato, secondo una consolidata e diffusa tradizione, un martire cristiano raffigurato, lo vedete, mentre uccide il drago. C'è tutta una leggenda su questa uccisione del drago che, come sempre, vi invito ad andare a scoprire sul web, perché sono sempre cose interessanti delle quali io vi do il primo spunto, il primo stimolo, e poi dopo voi naturalmente potete andare a curiosare. L'evento storico che abbiamo scelto per il 23 aprile, la Piaggio 1946, deposita un brevetto per motocicletta a complesso razionale di organi, questa era la definizione esatta, ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica. Questa è proprio la prima Vespa del 1946, nasce la Vespa Piaggio su progetto dell'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio. Si tratta di uno dei prodotti di disegno industriale più famosi al mondo, nonché più volte utilizzato come simbolo del design italiano, è stata protagonista di tanti film, qui la vediamo anche esposta al MoMA di New York.
pensiero del giorno non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento, quanto mai opportuno ricordarlo, lo disse Charles Darwin, e direi che è un autore che merita di essere ascoltato, soprattutto in questa frase. Bene, a questo punto abbiamo concluso la fase iniziale, per cui nel ringraziare per l'allestimento dello studio Gulliver e Tiziano Donzelli diamo il benvenuto al primo ospite della giornata, Simone Domenico Aspriello, il dottor Simone Aspriello. Buongiorno, buongiorno Simone. Buongiorno e grazie. Allora Simone, dunque noi adesso fra un attimo diremo anche perché ti abbiamo invitato, ma prima, come facciamo con tanti ospiti, diamo un'occhiata a questo libro che è Il linguaggio segreto delle date di nascita. E abbiamo un 7 novembre, dico bene? 7 novembre, giusto? Sì, esatto. Allora, 7 novembre, ho messo i segnalibri ma lo devo trovare, eccolo qua, andiamo a vedere. I nati il 7 novembre sono sempre alla ricerca di nuove avventure, non tanto per il semplice gusto di farlo, ma perché il desiderio di esplorare, ricercare e scoprire cose nuove è ciò che li spinge di più nella vita. Poi va avanti due pagine, per cui se vorrai poi potrai vedere. Grazie, molto interessante, e mi sento di appartenere a queste parole. Bene, allora, nati nello stesso giorno Marie Curie, la scopritrice insieme al marito dei raggi X e Alfonso, della radioattività, e Alfonso Gatto, poeta e scrittore. Pregi, curioso, avventuroso, tecnico, insomma, con questo bel quadretto direi che possiamo cominciare a parlare del motivo per cui ti abbiamo invitato qua. Sì, intanto io voglio dare un buongiorno a tutti i telespettatori che ci stanno vedendo e voglio anche ringraziare Casa Rossini per l'ospitalità e l'accoglienza e la gentilezza con cui sanno accogliere noi intervistati. È un orgoglio veramente per la nostra città avere un ente televisiva, e mi rende molto fiero e quindi vi auguro di proseguire in questo vostro successo non solo locale ma nazionale. Grazie, quindi, grazie. Accettiamo questi complimenti e ringraziamo col cuore, perché chiaramente fanno sempre molto piacere, specie quando arrivano da chi viene qua da noi e viene a raccontarci qualcosa, insomma, vive insieme a noi un pezzettino della nostra, sì, della nostra giornata. Io oggi sono qui per rappresentare quello che sarà l'evento di domani, che è il giorno del dono come lievito. E ovviamente per me è stata un'avventura quando mi hanno chiesto di coordinare questo evento, perché vengo da un mondo scientifico, mi occupo di organizzazione scientifica di eventi e coordino gruppi di ricerca. Ho accettato questa sfida con piacere, una sfida nuova, e mi sono ritrovato rispetto a quando ero adolescente che frequentavo gli oratori e facevo servizio di volontario, invece a coordinare una squadra importantissima di tante associazioni, tanti gruppi parrocchiali, tanti volontari, e organizzare un evento diciamo di portata ampia in un momento molto difficile, che è questo della pandemia Covid, che sembrava quasi non lasciarci per niente, non mollare, e abbiamo avuto coraggio e siamo andati avanti nella progettazione. Ovviamente abbiamo dovuto rivedere un pochino rispetto all'organizzazione dell'anno scorso per rispettare il DCPM per il contrasto dell'emergenza coronavirus. E adesso quindi vediamo nei dettagli come vi siete appunto organizzati per fronteggiare tutto questo. Facciamo un piccolissimo passo indietro, perché i telespettatori di Rossini TV hanno seguito nei giorni scorsi tutto quello che è stato detto e raccontato su questa giornata. Il dono come lievito, tra l'altro, è un titolo molto bello, perché dà quest'idea del dono che non si esaurisce nell'atto, ma che innesca un meccanismo di crescita, no? Questo credo sia il motivo per cui è stata scelta questa definizione. La giornata è domani, adesso con tutti i dettagli diremo esattamente che cosa i nostri telespettatori possono fare. E tu hai un elenco, allora con una battuta, che tu sei dentista, giusto? Ce lo caviamo subito sto dente, oppure lo vuoi tenere per fine puntata, quando l'elenco delle associazioni coinvolte? Allora, possiamo ringraziare tutte le associazioni coinvolte nel comune di Pesaro. Faccio una breve premessa che sono state coinvolte 7 comuni, oltre 50 associazioni e circa 700 volontari, quindi l'evento ha avuto una grande portata. Per quanto riguarda il comune di Pesaro, voglio ringraziare diciamo l'Associazione Diabetici con la figura di Muratori, l'Unione Nazionale Sottufficiali Italiani, il Capitano De Donno,
e la protezione civile, Schiaratura, il Banco Alimentare Tringali, l'AIL Sierra, Braccia Aperte di Palma, Fiorani La Stele, l'Oratorio di Don Bosco, la Proloco di Candelara, il presidente di Otalevi, il gruppo di SC Marche, la Gulliver, ovviamente il presidente Boccanera, che è diciamo l'ideatore dell'iniziativa dall'anno scorso, Mancini, che rappresenta la Caritas diocesana, Eugenio Bravi per la Città della Gioia, il quartiere di Pesaro, CSV, ovviamente ISDE Medici per l'Ambiente, e poi i nostri partner che siete sia Rossini TV e Radio Incontro. Bene. Che ringrazio veramente di cuore. E ovviamente tutti i gruppi volontari non strutturati, come i gruppi parrocchiali, i gruppi scout, che hanno dato una grossa mano anche specialmente nel volantinaggio. E come è venuto in mente ad Andrea Boccanera per collegare tutte queste associazioni, tutte queste persone, di dare proprio l'incarico a te? Questa è una curiosità che ci siamo in qualche modo detti al telefono quando ci siamo sentiti, ma che secondo me è interessante anche da far sapere ai nostri telespettatori. Sì, allora sicuramente ci siamo conosciuti nell'ambito di altre iniziative e ha notato evidentemente delle mie qualità, delle mie capacità e mi ha ritenuto la persona giusta, la figura giusta per fare una sintesi di tutte queste associazioni che a volte sono anche molto diverse e quindi ho cercato di coordinare al meglio e fare questa sintesi tra anche anime diverse. E, diciamo, il lavoro è stato impegnativo e mi sono messo con molta umiltà in ascolto di tutte le esigenze e alla fine ho trovato una sintesi. Una sintesi che poi ha prodotto il tipo di organizzazione che ho stabilito, e cercando di garantire la massima sicurezza sia per i cittadini ma anche per tutti i volontari. Entriamo nel dettaglio allora, perché a questo punto, visto che appunto avete fatto conferenze stampa, è stata fatta della comunicazione, Rossini TV stessa ha dato evidenza a questo evento, il ruolo dell'ospitata in questa trasmissione in Casa Rossini, sfruttando anche i minuti che abbiamo, è proprio quello di dare l'ultimo segnale, le ultime istruzioni per l'uso a quelli che ci stanno seguendo in questo momento. Per cui spieghiamo bene chi è interessato a partecipare alla giornata del dono come lievito, che cosa operativamente deve fare. Andiamo proprio istruzioni pratiche. Allora, innanzitutto che cosa donare? Allora, i generi alimentari confezionati, i prodotti igienico-sanitari e anche i vestiti usati, ovviamente tenuti certo. Bene. E questo, fondamentalmente, queste sono le cose importanti, però come se qualcuno per caso, visto che è anche la giornata del libro, volesse portare dei libri, non è che li rimandiamo indietro, perché la Gulliver's ha proprio dedicato un'area al recupero di questi libri e alcune persone, se vogliono, possono anche trovare lì una specie di biblioteca dove consultare e portarli a casa con un'offerta. Quindi anche questo volevo certo. Sottolineare che è una bellissima iniziativa per salvare anche un libro. E detto questo, poi le cose, abbiamo scelto degli spiazzali all'aperto e usando la modalità del drive-in, cioè le persone arrivano con la macchina, mantengono le code, saranno guidati dai volontari, poi una macchina per volta si farà avvicinare al punto gazebo con i due tavoli preparati e sempre su indicazione del volontariato, nel rispetto delle norme anti-Covid, si lasceranno gli oggetti nel punto prestabilito. Poi i punti sono? I punti allora abbiamo, abbiamo per Pesaro Centro Storico, in corrispondenza di Via dell'Acquedotto, ci sarà la Città della Gioia con la collaborazione del quartiere Centro Storico. Scusa, ti interrompo. Noterete che è stata fatta adesso, quando farà l'elenco, una scelta ben precisa di identificare dei punti raggiungibili con la macchina e non solo raggiungibili, ma anche nei quali si possa stazionare per il tempo necessario appunto a fare in modo che si sviluppino tutte le cose esattamente, sono state fatte delle scelte strategiche, quindi non c'è stata l'intenzione di voler privilegiare più un punto di un'associazione, immagino, ma proprio dettate dalle norme anti-Covid. La seconda postazione che sarà presente è il Caso Villaggio AIL, anche lì perché c'è uno spiazzale grande che va a rappresentare un po' il quartiere di Muraglia, Piazza Re di Loreto, quindi ogni punto ha un significato ben preciso. E poi abbiamo, per esempio, per tutto Villa Fastigi abbiamo scelto Via Serra, dove c'è anche lì il capannone della Caritas diocesana, che è un altro punto importante. Poi sono state scelte per le zone collinari sia Novilara,
con la chiesa di San Michele, c'è lo spazio dell'oratorio e la piazza lì dove ci sarà la Proloquo di Candelara. Quindi sono state scelte degli spazi all'aperto e, con dei gazebo, ci sono anche dei gel per disinfettare le mani per i volontari continuamente. Ti faccio una domanda, sì, e non vorrei metterti in difficoltà, ma mi viene in mente che ovviamente una volta che uno sale in macchina da un qualunque quartiere e si sposta dove gli pare, no? Sì. Però soprattutto quelli che stanno nei paraggi possono venire anche a piedi? Allora, uno può venire a piedi a portare qualcosa se ce la fa fisicamente. Perché certo, se no. Portare, dici, io mi immagino quello che abita, sì, di fianco. Può venire lì, ovviamente c'è una coda specifica da rispettare. Okay. Non si possono fare assembramenti. Okay, quindi okay. Mi raccomando, vi chiedo di rispettare le istruzioni che vi daranno i volontari. Benissimo. Quindi ci sarà una coda specifica per le auto e poi un'altra specifica per chi verrà a piedi. Quindi ecco, a tutti mi raccomando di attenervi alle istruzioni che riceverete appena giungerete nei luoghi. Poi un'altra precisazione: la raccolta verrà fatta in questi punti che vi ho citato solo nella mattina, dalle 8:30 alle 12:30, e in modo tale poi per permettere ai volontari di ritornare a casa e non chiedere un eccesso di lavoro, e anche per una questione di organizzazione dei camioncini che devono poi portare la roba nei punti prestabiliti. Invece presso la Onlus Gulliver in via Toscana 111 potrete donare fino alla sera alle 6:30. Quindi ci sono delle ampie possibilità per la nostra città. Questo non toglie che tutto l'anno è la festa del dono, cioè questa è una giornata un po' simbolo, è una giornata che vuole anche, è un modo per far sentire il nostro abbraccio, il nostro affetto alle famiglie bisognose, alle famiglie in difficoltà. Quindi attraverso il dono, infatti abbiamo scelto nella locandina proprio questi cuoricini, perché vogliamo far sentire anche attraverso questo gesto che sì, è un bisogno primario, ma anche l'affetto. L'affetto di una comunità che non si ferma, nonostante la sofferenza, che siamo stati duramente colpiti da questa epidemia, ma la solidarietà non si ferma, non si è mai fermata e continuerà ad andare avanti. E quindi a tutti i bisognosi vorremmo che vada questo abbraccio da parte di tutti noi. La domanda che mi viene da donatore, no? Cioè tutte queste cose che vengono portate poi hanno una destinazione. Qual è la destinazione che avete focalizzato? Allora, l'organizzazione segue, allora, la Gulliver tratterrà tutti i vestiti perché ha un ampio magazzino e una capacità di gestione, e poi li ridistribuirà nei suoi punti dislocati nella città. Invece per quanto riguarda la Caritas, tratterrà tutti i prodotti igienico-sanitari, quindi carta igienica, shampoo, dentifrici, saponi, e il banco alimentare invece tutti i prodotti confezionati alimentari. Questo perché hanno delle capacità organizzative di non solo di creare magazzino e di catalogare, classificare i prodotti e distribuirli. Hanno un'esperienza tale per cui abbiamo deciso questa modalità. Poi, come le famiglie possono ottenere questi beni, beneficiare di questo dono? Ovviamente ci sono dei percorsi, i percorsi che bisogna fare all'interno dei servizi sociali comunali, che stabilisce una graduatoria delle famiglie che hanno la priorità, in base a ogni comune ha delle regole, può essere l'ISEE, eccetera, eccetera. Oppure sempre tramite le Caritas parrocchiali. Quindi questi sono i due percorsi, o tramite le Caritas della propria parrocchia, oppure percorsi comunali, servizi sociali. Ecco, non direttamente, certo, perché diciamo questi qui fanno da magazzini e fanno da servizio poi ai vari comuni e ai vari servizi. Abbiamo più volte citato Gulliver, dando per scontato che i nostri telespettatori conoscano esattamente che cosa fa, anche perché la ringraziamo ogni volta per averci dato la possibilità di allestire lo studio. Andrea Boccanera è stato ospite qui con noi, però è opportuno ogni tanto ricordare che appunto Gulliver è una onlus che ha strutturato la sua attività in questo modo: ha dei punti raccolta e redistribuzione. Nei punti raccolta chi vuole può portare tutto l'anno, per cui questo è un altro dei messaggi che deve passare, no? Mi pare che l'hai appena sottolineato. Cioè, oggi e domani è una giornata simbolo, però sicuramente è anche un seme buttato lì per ricordare che è un'attività che si può fare tutto l'anno. Gulliver tutto l'anno raccoglie attraverso i suoi punti raccolta e redistribuisce a chi ha bisogno, oppure, e questa è la particolarità, qualcuno non la percepisce, non la capisce, oppure può anche vendere, perché è strutturato in forma di mercatino. Qualcuno dice: come? Noi regaliamo le cose, voi le vendete? Certo, perché è proprio con i
proventi di queste cose che vengono vendute, che si fanno investimenti importanti nel mondo di chi ha bisogno, di chi ha necessità. Certo, poi ci sono sia i volontari, come per esempio io ho dedicato le mie prestazioni volontariamente e gratuitamente per l'organizzazione, certo. Però ovviamente ci sono anche delle figure che ricevono uno stipendio, certo. Perché un segretario o diciamo ci sono delle figure che invece lavorando lì dalla mattina alla sera devono essere inquadrate, sì, quindi anche per mantenere agli giovani che invece ci lavorano quotidianamente esatto. Al volontario che invece presta saltuariamente la propria opera. Esatto. Detto questo, volevo aggiungere anche un'altra cosa, perché ieri è stata anche la giornata del pianeta Terra. E che cosa c'entra la giornata del pianeta Terra col dono del lievito? Il dono del lievito è anche un grande evento di ecosostenibilità, perché il recente report fatto dalla fondazione Ellen MacArthur ha denunciato che più di 500.000 di tonnellate all'anno di microfibre nell'oceano derivano dai tessuti. E quindi Gulliver permette, grazie al recupero dei vestiti, di non buttarli, ma di farli riutilizzare. Quindi c'è anche un impatto di ecosostenibilità nel recupero dei vestiti non indifferente, perché purtroppo la maggior parte dei vestiti non sono più in tessuti naturali come la canapa, il cotone, certo, o la lana, ma sono stati sostituiti dal poliestere e poliamide che producono queste microplastiche. Certo. Quindi c'è anche un impegno per l'ambiente non indifferente. Io ho fatto una scoperta, per esempio, tutto l'elasticizzato che mettiamo, anche questa giacca che è elasticizzata, contiene una cosa che poi lavandola si perde, finisce, eccetera. È un problema anche l'elasticizzato, mannaggia. Esattamente. Pensare che è così comodo. Quindi diciamo che recuperando, diciamo, creiamo meno rifiuti. Certo. E cerchiamo di allungare la vita, no, di un bene, certo. Quindi anche un aspetto oltre che sociale, anche ambientale. Siamo quasi in chiusura, posso aggiungere una mia piccolissima battaglia personale? Sì. Quando, non mettiamo troppa fretta, ma quando tutto questo problema del Covid finirà e finalmente si potranno rimettere le cose un po' a posto, secondo me dovremmo ricordarci che nel mondo muoiono ogni giorno 28.000 persone di fame. 28.000 persone al giorno, cioè oggi 28.000, domani altre 28, fa 56, dopodomani altre 28.000. E non è una malattia, tra l'altro, la fame, basta dar da mangiare a qualcuno che ha fame e non muore più. E è sempre stupefacente notare come comunque esistano delle priorità che fanno sì che questo problema rimanga lì, cioè che non venga preso in considerazione. Ed è una cosa agghiacciante, perché noi in questo momento giustamente ci stiamo spaventando, ed è giusto così, per numeri alti di morti. Ma ripeto e ritorno a dire, 28.000 persone al giorno muoiono di fame. Questa è una cosa che a me sconcerta ogni volta che ci penso, mi fa rabbrividire ogni volta che ci penso. Sì, purtroppo i problemi sono tanti, come anche i nostri avanzi alimentari non sono indifferenti, quello che noi gettiamo nella spazzatura. Fortunatamente, diciamo, lo recuperiamo come compost oggi, però c'è un surplus. A volte buttiamo via veramente tanto cibo rispetto a chi non ne ha. Questo ci deve far riflettere. Sicuramente sarebbe importante, ecco, riprendere per tutti i giovani un'educazione civica, ambientale, ecologista, anche nelle scuole, dando più importanza, ma questo poi lo devono decidere i governi nazionali, infatti, ed europei e internazionali, di veramente dedicare non solo a studiare la storia o la letteratura, ma proprio dedicare allo studio di queste problematiche ambientali, civili, eccetera. Bene, Simone, noi siamo in conclusione, siamo riusciti a dire tutto, c'è qualcos'altro da aggiungere, ci siamo persi grande, qualche pezzo. Un grande grazie a tutti i volontari, veramente di cuore, ai giovani, ma anche, diciamo, i pensionati che hanno contribuito, veramente voglio ringraziare tutti di cuore. Spero di non aver lasciato nessuno, nei miei saluti, e soprattutto buon dono domani a tutti i cittadini che verranno a trovarci nei nostri punti di raccolta. Esatto, e un ringraziamento a tutti quelli che proprio in questo momento, magari fino adesso, erano lì e non ci avevano ancora pensato e stanno già pensando invece a cosa poter donare, perché ricordiamo che la giornata del dono è domani, poi continua perché è sempre il giorno giusto per donare, però domani è la giornata giusta per partecipare a questa grande movimentazione che tra l'altro noi abbiamo parlato di Pesaro, ma prevede numerosi altri punti in tutta la provincia, giusto? Tutta la provincia e anche abbiamo Finale Emilia che si è unita a noi.
Ovviamente quest'anno ci sono state il problema del Covid, ma nei prossimi anni, finito questa emergenza, l'evento vuole avere un respiro sempre più regionale e nazionale. Benissimo. E l'ultimo grazie lo voglio dire a Casa Rossini. Veramente grazie, e voglio unirmi al tuo appello dell'inizio puntata: scaricate l'app. Grazie. Bene, allora grazie, abbiamo un testimonial d'eccellenza anche per la nostra app, lo utilizzeremo anche altre volte. Grazie mille Simone, e ancora ricordiamo Simone Aspriello è stato con noi coordinatore del giorno del dono come lievito, e non dimenticatevene, da qui a domani dovreste ricordarvelo, la memoria è labile, ma insomma da qui a domani dovreste ricordarvelo, non dimenticatelo, e seguite il cuore per questa iniziativa importante. Dalle 8:30 alle 12:30 nei punti prestabiliti e presso la sede Gulliver, via Toscana 111, fino alla sera alle ore 6:30, secondo le norme anti-Covid. Grazie. Perfetto, abbiamo detto veramente tutto, siamo sicuri che in seguito a questa nostra puntata tanti avranno preso la decisione e domani parteciperanno numerosissimi a questa manifestazione. E siamo pronti, in pubblicità, non c'è nient'altro da aggiungere, ancora grazie, andiamo in pubblicità, torniamo subito dopo con Alessia Morani e parleremo con lei di tante cose molto 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 importanti, incluso anche questo problema che abbiamo toccato nella prima parte di puntata. Restate con noi. Eccoci di nuovo, ci siete ancora? Siete tutti lì? Fate bene a essere tutti lì, perché siamo col secondo ospite di Casa Rossini e diamo un grande, grandissimo benvenuto ad Alessia Morani, deputata della Repubblica Italiana. Buongiorno Alessia. Grazie, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Giusto. Allora, Alessia Morani deve sapere che noi con gli ospiti facciamo un gioco. Io ho questo libro che si chiama Personology ed è il linguaggio segreto delle date di nascita. Per cui ovviamente il giorno, l'anno non è contemplato. 3 gennaio, giusto? Ho cercato e scoperto bene, no? E 3 gennaio è il giorno del coinvolgimento totale. Una volta che i nati il 3 gennaio si impegnano con una persona oppure con un progetto, vi prestano fede al 100%. Praticamente ogni qualvolta intraprendono una qualsiasi attività, il loro coinvolgimento è totale. Va avanti poi due pagine, però insomma, direi che è la verità, testimonio. Che è così. Già ci siamo. Marco Tullio, i nati in questo giorno, sei in compagnia di Marco Tullio Cicerone, Mel Gibson, Sergio Leone e Michael Schumacher. Direi che insomma la compagnia è buona. Fidata, servizievole, impegnata sono i tre pregi. Insomma, direi che con questo quadretto possiamo cominciare la nostra bella chiacchierata. Ok, grazie. La comincio con un finalmente, perché noi in realtà dovevamo vederci quando eri sottosegretario, poi proprio quei giorni lì erano i giorni della grande turbolenza innescata da Renzi e comunque da tutta la situazione. Per cui a quel punto era diventato impossibile, poi c'era stato un secondo tentativo, ma c'è stato il lockdown quasi, insomma la zona rossa della regione, adesso finalmente ce la facciamo. Sì, ce la facciamo, mi dispiace anche un po' di questo ritardo, però insomma tra la caduta del governo e poi quello che è successo con tutte queste varianti, le zone rosse, però ce l'abbiamo fatta, siamo qua e quindi sono a disposizione, interrogatemi. Tra l'altro nel frattempo, essendo cambiate delle cose, la prima domanda che mi viene spontanea è che differenza c'è tra essere sottosegretario e essere, come si dice, deputato semplice? Non so come si può definire. Ma sono due impegni molto diversi, un po' come fare in comune l'assessore o il consigliere comunale. E fare il parlamentare ci si occupa principalmente dell'iter legislativo di approvazione dei decreti, quindi tutti quelli che sono gli emendamenti, le correzioni da fare. Mentre al governo ci si occupa delle cose concrete e si ha un margine di azione più efficace, no? Rispetto anche a quello che si fa. Sei un amministratore sostanzialmente al governo, però sono due ruoli entrambi molto coinvolgenti. A me, devo dire la verità, fare il parlamentare piace tanto, perché poi sono tornato a occuparmi del mio primo amore, cioè della giustizia. Io sono un avvocato prima che essere un parlamentare, per cui inizia una seconda fase dopo quella del governo, che è altrettanto impegnativa e insomma a me piace molto. Insomma, non ti sei arrabbiata di non essere stata riconfermata? Sei una di quelle che l'ha presa meglio?
Ma più che altro io penso che ci siano delle fasi, no? E penso anche che non si può essere buoni per tutte le stagioni. Io ce l'ho messa tutta quando siamo stati al governo, devo dire che la nostra è stata un'esperienza straordinaria che non mi dimenticherò mai perché abbiamo affrontato la prima parte della pandemia ed eravamo veramente a mani nude contro un mostro. Ed è stato un impegno straordinario e voglio anzi ringraziare, io ero al Ministero dello Sviluppo Economico, i tanti imprenditori marchigiani con cui abbiamo collaborato in quella prima fase dove abbiamo convertito tante aziende per la produzione di quello che mancava, no? Cioè le mascherine, i camici, tutto quello che era strumento sanitario in quel momento che era introvabile in tutto il mondo. È stata veramente un'esperienza difficilissima, da un punto di vista psicologico anche molto provante, perché ogni tanto, quando non si riuscivano a dare le risposte che servivano, quando ti arrivavano le telefonate, mancano le mascherine all'RSA piuttosto che in ospedale, era veramente una cosa tragica. Però piano piano ce l'abbiamo fatta. Oggi abbiamo altri problemi e durante quella fase abbiamo affrontato davvero la mancanza di quelle che oggi viene dato per scontato. Cioè, oggi tutti abbiamo una mascherina e le troviamo ovunque. Se ci ricordiamo, all'inizio della pandemia non c'erano da nessuna parte. E oggi abbiamo altri problemi, abbiamo questa campagna vaccinale che è lo strumento principale in questo momento per battere la pandemia, abbiamo tanti problemi economici che dopo oltre un anno di chiusure dobbiamo riuscire ad affrontare, non sempre forse abbiamo gli strumenti giusti per farlo, soprattutto non abbiamo abbastanza risorse perché per poterlo fare. Come viene giustamente richiesto da tanti imprenditori, immagino soprattutto i ristoratori, i gestori dei bar, delle palestre, dei cinema, dei teatri, dei musei, insomma tutti quelli che sono più a lungo chiusi, che vorrebbero insomma maggiori risorse. Penso che però per loro sia a questo punto più utile parlare di riaperture e di quello che sarà il Certo, futuro. sicuramente. E stamattina sentivo per radio che l'India è di nuovo nei problemi importanti e sentivo, tra le tante cose che hanno detto, la mancanza dell'ossigeno, no? Ripensando al fatto che dicevi un attimo fa della mancanza delle mascherine, la pandemia ci ha messo di fronte il mondo occidentale di fronte a un problema che si pensava dimenticato, quello della mancanza delle risorse, no? I nostri genitori, i miei genitori hanno vissuto la fame, ma la fame era la fame durante la guerra e non era la fame che viviamo noi oggi quando abbiamo fame e poi diciamo adesso andiamo a comprare, era la fame con la consapevolezza che non c'era niente da comprare, che non c'era. Tutto quello si pensava fosse stato dimenticato, il mondo occidentale offre risorse, no? Il problema semmai è avere i soldi per comprarle, però in qualche modo riesci ad averle, no? Situazioni come quella di cui abbiamo parlato prima, il dono e tutto il resto. La pandemia ci ha messo di fronte a, invece di nuovo la mancanza di proprio materiale di quello che ci serve, le mascherine, ma oggi i vaccini, la necessità di produrne, al di là della necessità poi di distribuirle e di diffonderli. Un passo indietro molto grosso e soprattutto un'apertura di occhi nei confronti di qualcosa che pensavamo di aver accantonato, invece accantonato non Accantonato non è soprattutto perché siamo stati di fronte alla fragilità della condizione umana davanti a quello che è il problema principale di tutti, che è quello della salute. E se vengono a mancare gli strumenti per combattere una malattia così pervasiva come il Covid, ci si rende davvero conto di quanto, diciamo, bisogna mettere anche in fila in ordine di priorità nella vita. Probabilmente questa pandemia ci ha insegnato che, oltre insomma, alla salute, che è ovviamente quello a cui tutti noi in questo momento siamo interessati, perché abbiamo una quantità di morti che fa veramente impressione, ma anche diciamo, altre cose importanti, come ad esempio la scuola. Noi parliamo spesso, no, in termini di riaperture di quelle che sono le attività economiche, che è sacrosanto e che hanno assolutamente bisogno di una mano e dobbiamo anzi cercare di farlo sempre meglio e sempre di più. Però io penso che le vere vittime di questa pandemia siano i nostri ragazzi, che sono chiusi in casa da tantissimo tempo, che hanno conseguenze psicologiche enormi. E su cui noi dobbiamo concentrare le nostre risorse fisiche, mentali e anche economiche. Io sono molto contenta che nel piano nazionale di ripresa, nel cosiddetto recovery,
ci sia una parte di risorse enorme per l'istruzione e per la ricerca. Penso che questo ci possa far ben sperare per il futuro. Sono state le cenerentole di tutti i governi, lo dico anche, diciamo, facendo autocritica. Questa volta invece forse un premier come Draghi, che ha una visione che va oltre, diciamo, anche quella dei confini nazionali, vedendo esperienze dove invece questi investimenti negli anni sono stati fatti in maniera superiore, credo che abbia dato un'impronta determinante su questa, su questo investimento che sarà appunto per i nostri giovani, per il futuro. È giusto così, cioè va considerato un investimento, mentre fino a poco tempo fa veniva considerato un male inevitabile, no? Soldi da spendere, purtroppo bisogna spendere i soldi nella scuola. Invece è surreale questa visione, perché poi la scuola non è solo un investimento nel senso che poi dopo i giovani saranno il nostro futuro e tutto quello che diciamo, ma è proprio anche un investimento economico. Tenere in ordine la manutenzione e fare manutenzione alle strutture scolastiche è lavoro. No? Assolutamente. Sì. Pagare bene e comunque con i numeri giusti in base a quelle che sono le esigenze e gli insegnanti è lavoro. Cioè, voglio dire, alla fine la scuola non è un costo a fondo perduto da minimizzare il più possibile, è veramente uno dei motori economici proprio di una nazione, no? Sono molto d'accordo. Se avessimo dedicato un centesimo di quello che abbiamo in termini di tempo, dico, discusso di quota 100, dedicandole ai nostri ragazzi, forse avremmo fatto un piacere al paese. Anche se le pensioni, la questione delle pensioni, della riforma delle pensioni è, insomma, sempre un tema importantissimo, e anzi bisognerebbe magari farci una riflessione oltre alla propaganda. Certo. Però il nostro è un paese che purtroppo per anni ha discusso di molti temi che avevano pochissimo a che fare con il futuro, che invece è quello di cui dobbiamo occuparci e di fronte al quale oggi siamo, come dire, chiamati ad una responsabilità. E penso che questo recovery ci possa, come dire, non solo dimostrare quanto è importante la dimensione europea, non solo in termini economici, in termini anche sociali e su tanti altri aspetti, ma ci dice anche quanto può essere importante la condivisione dei problemi. Io penso che per l'Italia, se non ci fosse stata l'Europa e anche quell'impronta dell'Europa, al di là, insomma, degli errori che ci sono stati evidenti anche nella negoziazione dei vaccini, nessuno lo dice che non c'è stato, anzi c'è stato un errore, speriamo, insomma, che le cose possano migliorare. Però ci siamo resi conto, oltre che quanto è importante la salute, quanto è importante l'istruzione, il futuro dei nostri giovani, anche quanto è importante l'Europa, e penso che per tutti noi debba essere, insomma, un insegnamento, soprattutto quando saremo usciti, speriamo il prima possibile, da questa pandemia e ricominceremo, diciamo, con le nostre bagarre quotidiane, certo, evitando magari di metterci in mezzo l'Europa, che è stato un tema in questi anni dibattuto troppo e dibattuto male per come lo vedo io. Tu sei stata a stretto contatto con Conte, no? E adesso comunque hai Draghi come riferimento. Così, istintivamente, tra un piano, questo mega bilancio che dovrà essere questo piano di spesa, poi, perché è diciamo il bilancio perfetto, no? Il sogno di chiunque, avere un bilancio solo con la voce di spese, sì, fatto da Draghi, oppure l'ipotesi di un bilancio fatto da Conte, col cuore in mano, quale ti piace di più come istinto, insomma? Ma guarda, noi abbiamo lavorato quando eravamo al governo sul recovery e l'abbiamo fatto con le direttrici e gli obiettivi che sono comunque stati mantenuti dal governo Draghi, per cui da questo punto di vista, anche perché, diciamo, gli obiettivi ce li aveva dati l'Unione certo, Europea, per cui certo, c'è stato un grande lavoro da questo punto di vista. Draghi ovviamente è una personalità molto diversa rispetto a Conte. Io non li metterei a confronto, anche perché stanno affrontando due fasi di governo molto diverse tra di loro. Io ho apprezzato molto da parte di Conte questo atteggiamento che ha avuto durante la pandemia di grande responsabilità e di empatia anche con le persone. Qualcuno ha detto comunicava troppo e ogni tanto ha fatto anche degli scivoloni. Io credo che abbia comunicato nel momento in cui le persone avevano bisogno di informazioni e anche bisogno di una certa vicinanza.
Draghi è una personalità straordinaria, perché diciamo, io se devo dire, avrei sottoscritto anche le virgole del discorso che ha fatto in Parlamento quando ha chiesto la fiducia, mi riconosco totalmente insomma nel programma del presidente Draghi. È però una personalità molto diversa anche in termini di comunicazione. Diciamo, è più abituato a dimensioni europee se non internazionali, per cui diciamo ha un approccio più europeo anche nelle questioni. A me piace molto, e credo anche che Draghi debba trovare comunque una cifra comunicativa con il paese, che il nostro è un paese diciamo strano da questo punto di vista, no? Perché ha sempre grandi innamoramenti, ma anche dei disamoramenti veloci, no? Beh, un po' il cuore latino, no? È un po' il cuore latino, però Draghi credo che abbia davvero una personalità e diciamo un'autorevolezza straordinaria, che è quello che serve in questo momento all'Italia. Io qualche giornale dice che Draghi potrebbe essere, tra virgolette, la nuova Merkel per l'Europa, nel senso, in termini di autorevolezza. Io me lo auguro davvero, perché insomma, le idee di Draghi sono idee che possono essere non solo utili al nostro paese, ma utili a tutta Europa. Per cui insomma, forse abbiamo una persona che può fare la differenza. Io mi domandavo, proprio su queste cose qua, sul discorso della comunicazione, così, no? Come mai ogni tanto non si riesce a capire quali sono, in un momento di comunicazione, i punti deboli, che sono evidentemente deboli, e non a caso il giorno dopo vengono presi subito dall'oppositore di turno. Faccio un esempio, no? Stora del coprifuoco. A parte che a me coprifuoco non mi piace molto, ma purtroppo no, non abbiamo trovato l'altra parola. Dei momenti tragici. Esatto. E sarà da far tutto sto cancan per le 10 o le 11? Io resto stupefatto quando poi mi sembra chiaro che in un'ottica turistica è evidente che non si può tenere né le 10 né le 11, perché io che nel turismo ci ho lavorato mi immagino la scenetta, no? Io faccio l'animatore, allora mi immagino la scenetta. Alle 10 tutti i turisti ritornano negli alberghi, gli alberghi del mare, poi tra l'altro essendo alberghi di mare non hanno spazi comuni enormi, per cui nella tutti hall, chiusi non in camera. Tutti nella hall, tutti chiusi in camera, vediamo se dormono, no? Cioè, è chiaro che una cosa del genere non si può fare. Allora, non è il caso di intuire prima che questo è un punto debole dal punto di vista della comunicazione e magari spendere 50 parole in più per chiarire che è un momento temporaneo, eccetera, e non dare questo strumento, non fare sostanzialmente questo regalo a chi deve sbandierare battaglie sui 60 minuti del coprifuoco? Allora, vorrei... cito Shakespeare, nel senso, molto rumore per nulla rispetto alle ore 22 del rientro a casa obbligato, perché comunque nel decreto c'è scritto intanto che non è fino alla fine di luglio, ma è fino al 15 di giugno. E soprattutto c'è scritto che laddove vi siano dati sui contagi migliori e soprattutto un numero di vaccinazioni che ieri abbiamo superato i 16 milioni e quindi cominciamo ad andare bene, le restrizioni possono essere riviste. È evidente che non si può fare una stagione estiva con le 22 come orario di rientro a casa o negli alberghi, cioè lo capirebbe chiunque. C'è qualcuno dell'opposizione, no scusate, adesso sta al governo ma si comporta come se fosse l'opposizione, sto parlando di Salvini, che invece che dare una mano a comunicare, anche per tranquillizzare un po' le persone che sono tutte molto provate, no, in questo momento, fa polemica. Probabilmente c'è un errore, come dici tu, spendiamo 50 parole in più per evitare 50 polemiche in meno. Però c'è qualcuno che comunque la polemica la fa, a prescindere, perché vive di polemica. Certo. Allora io vorrei che chi ci ascolta e chi ci guarda in questo momento sappia che la polemica fatta sulle ore 22 è una polemica strumentale, perché come è successo l'anno scorso, ricorderete tutti, anche a proposito tra i partiti aperturisti e non aperturisti, io facevo parte di quel governo che ha riaperto tutta l'Italia dopo la prima fase della pandemia. Tutti siamo per le riaperture, ma riaperture con prudenza, perché qual è il rischio? Il rischio Sardegna è dietro l'angolo, cioè da zona bianca a zona rossa ci si impiega in niente. Quindi dal 26 riaprono solo le attività all'aperto e poi da metà maggio verrà fatto un tagliando, diciamo, alle restrizioni sulla base dei dati, ed è ovvio
come vogliamo tutti, che se i dati vanno meglio poi verranno allentate anche le 22 per il rientro a casa, e sarà ovviamente modificato, insomma. Quindi davvero molto rumore per nulla anche in questo caso. Allora, Boris Johnson ci sta un po' antipatico, no? Perché poi soprattutto dopo l'iniziale... Secondo me sta più antipatico il suo parrucchiere. Sì, con tutta sta cosa così. L'Inghilterra dopo la Brexit tanto simpatica non ci sta, però loro sono un segnale fortissimo. Cioè io ho riguardato ieri su c'è quel sito che misura giorno per giorno, eccetera, loro viaggiano 8-10 morti, che tra l'altro a quel punto lì sì che si potrebbe anche domandarsi un attimo se sono di Covid, non Covid, quella vecchissima polemica, perché quando sei su numeri così piccoli può darsi anche che, però stiamo parlando di, cioè non c'è più. Allora, no, voglio dire, con un esperimento gratis, nel senso che l'hanno fatto gli altri per noi, non è il caso di buttarsi a pesce su quello? Quella è la soluzione. Quella è la soluzione, non solo sanitaria, ma anche economica. Perché la più grande misura per l'economia del paese è la vaccinazione di massa. Perché con la vaccinazione di massa si può riaprire tutto. E riaprendo tutto, ovviamente, ritorniamo a una vita quasi normale. Con la consapevolezza che questa pandemia però non, diciamo, non la cancelleremo con un tratto di penna, ma ci vorrà del tempo. Ciò non toglie che nel momento in cui noi avremo messo in sicurezza le fasce più fragili, che sono anche quelle che muoiono di più purtroppo, e cioè parlo degli anziani e delle persone che hanno patologie, a quel punto anche, diciamo, la campagna di riaperture può andare più spedita e anche, diciamo, con meno preoccupazione. E noi dobbiamo vaccinare il più possibile. Purtroppo anche le polemiche sui vaccini e le informazioni, gli stop and go non ci hanno aiutato. Soprattutto su alcuni vaccini, immagino AstraZeneca, ma anche Johnson & Johnson in questo momento è sotto i riflettori. Io credo che intanto occorra ringraziare la ricerca, che ha fatto in tempi record un numero rilevantissimo di vaccini. Vi comunico anche che io questa mattina vado a fare il vaccino, vado a Muraglia, sono stata chiamata tra i soggetti fragili essendo stata ammalata di leucemia, e quindi oggi finalmente faccio il vaccino, e per me oggi è una grande emozione perché mi libero di... una grande paura, non lo nascondo. Noi tutte le settimane ci riuniamo in Parlamento, siamo oltre 1000 persone, per cui per chi ha qualche problemino è un ambiente, certo, che ti mette molta preoccupazione. Questa mattina, e sono veramente tanto felice, alle ore 12 ho appuntamento Muraglia. Perfetto. E quindi vado a farmi questo vaccino e insomma ringrazio chi se l'ha inventato e l'ha approvato ed ora insomma li sta divulgando. Anzi, vorrei che tutti fossero, perché ci sono tante persone che rifiutano il vaccino per tanti motivi, invece vorrei che fosse chiaro che il vaccino è davvero lo strumento con cui possiamo combattere, come dicevi tu Paolo prima, questa maledetta malattia. Certo. Io prima ti ho fatto la domanda come, no, quasi come se tu fossi un po' più disoccupata, ho visto però sulla tua pagina e sul tuo profilo che non ti fanno annoiare, ogni tanto se ne inventano una, no? Già che stiamo parlando di vaccini, col tuo legame forte comunque che mantieni, sei qui e che mantieni con la regione, c'è qualcosa che non va? Nella nostra regione direi di sì, ce ne sono diverse cose che non vanno, perché soprattutto per chi vive nelle aree interne della nostra provincia, io vengo da lì, adesso diciamo sono diventata cittadina pesarese d'adozione, ma io vengo da Macerata Feltria, l'organizzazione dei centri vaccinali è stata, lo dico con molta franchezza, pessima, perché si costringono le persone a fare decine e decine di chilometri, parliamo di persone anziane, parliamo di distanze rilevanti, in una stagione anche, adesso stiamo andando verso, diciamo, la stagione migliore, ma sono stati mesi difficili anche da un punto di vista meteorologico, e quindi si poteva fare di più e si poteva fare meglio. L'abbiamo chiesto a gran voce dall'inizio, ma evidentemente non c'è stata capacità d'ascolto. Doveva essere una giunta che era vicina ai territori più periferici, invece sulle vaccinazioni ha dimostrato l'esatto contrario.
Quindi da questo punto di vista esprimo una grande critica nei confronti della Regione. Speriamo che venga organizzata meglio di qui in avanti, anche se le code nei centri vaccinali purtroppo ci sono, le persone vanno per vaccinarsi e vengono anche rimandate a casa con appuntamenti per i giorni dopo, insomma c'è un bel po' di confusione. Per cui da questo punto di vista si poteva fare un lavoro decisamente migliore. E però voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari che si stanno spendendo tantissimo in queste ore, che non hanno nessuna responsabilità su questa disorganizzazione. Ma infatti è quello il problema, cioè il problema è che ci sono delle risorse che sono i primi a essere penalizzati da una certa difficoltà organizzativa, diciamo così. Io sono un utopista e anche un po' ingenuo, no? Però quando hanno messo mano al piano vaccinale nazionale in maniera seria, diciamo dal generale Figliuolo in poi, sentir dire che l'obiettivo è 500.000 vaccinazioni al giorno, a me sembra un po' poco. Cioè, quello doveva essere da domattina, facciamo, non so, perché a me sembra che quando si parla di qualcosa di strutturale, di organizzativo, cioè lì gli strumenti e gli elementi ci sono. Sì, se fai solo un calcolo, noi in Italia abbiamo 60.000 tra medici di medicina generale e pediatri. Se ognuno di loro fa 10 vaccini al giorno, che è, diciamo, poco, sì, se certo, ci pensi, certo, sono 600.000 al giorno. Il tema è la mancanza di dosi, no? E soprattutto certo, anche questa confusione tra chi può fare un vaccino e chi non lo può fare. Ricorderete che all'inizio si diceva che AstraZeneca non poteva essere utilizzato per le persone sopra i 55 anni e quindi si decise di procedere anche per categorie, perché qui, sotto i 55 anni, diciamo, erano una categoria di persone che non erano, diciamo, nelle fasce più fragili come gli anziani. Poi si è cambiato, adesso certo, per gli over 60, quindi bella confusione. È difficile anche da un punto di vista organizzativo, non è facilissimo quando ci sono tutte queste incertezze, però adesso mi pare che si sia trovata una via e 500.000 è un obiettivo che secondo me dovrebbe essere il minimo per una nazione organizzata come la nostra, con una sanità pubblica che per carità ha tanti problemi ma che anche ha tanta forza. Per cui mi auguro che nel momento in cui riusciremo anche magari a produrre in Italia i vaccini, penso che per la fine dell'anno ci sarà la possibilità di farlo, poi dopo affronteremo un inverno molto diverso rispetto a come abbiamo affrontato questo, perché quando avremo a disposizione centinaia di milioni di dosi, anche la, diciamo, la campagna invernale sarà molto diversa. Allora, io è evidente, probabilmente i telespettatori si saranno accorti, continuerei a parlare per 3 ore perché comunque sto benissimo, mi diverto e sono anche molto onorato del fatto che a domanda rispondi e a me fa molto piacere. Però abbiamo superato quasi il tempo, ti faccio un'ultima domanda, proprio con una risposta sintetica, anche se invece chiederebbe forse una puntata intera. In questi giorni, anzi negli ultimi tempi, si parla di pandemia, 2 cose solo hanno sospeso dai giornali il primo titolo. Una è la Super League, sulla quale non ti chiedo niente. La seconda è il video di Grillo. Una battuta su questo video di Grillo. Ma io ho fatto anche, diciamo, un paio di interviste sul tema dove ho dichiarato che le parole utilizzate da Grillo sono indecenti. Sono indecenti perché utilizzano un armamentario culturale che stiamo combattendo da decenni, che è quello della colpevolizzazione delle vittime di stupro. Mancava solo che dicesse aveva la minigonna e i tacchi a spillo, gli mancava solo quello. Sì, sì. E poi l'altra cosa che io reputo sconcertante è che un uomo politico con la sua potenza mediatica interferisca in un processo in corso in quel modo. Ci può essere il dolore di un padre, tutto quello che volete, però quando si ha un ruolo pubblico si ha una responsabilità in più. Esatto. Per cui sia dal punto di vista, diciamo, di come ha trattato la presunta vittima di questo stupro, perché suo figlio, io essendo garantista, per me è innocente fino al terzo grado di giudizio, a differenza di Grillo e di qualcuno dei suoi che ha fatto delle campagne ferocissime nei confronti di persone che hanno incappato in qualche vicenda giudiziaria e che magari poi sono state anche assolte o archiviate. Non si utilizzano quelle parole nei confronti di una donna che può aver subito uno stupro, perché vorrei ricordare che uno stupro è una cosa che ti scardina l'anima,
e per la quale c'è bisogno di un lavoro psicologico molto importante, anche solo per riuscire a denunciare. Per questo la legge italiana prevede un anno per la denuncia, quindi pensate anche che lasso di tempo lungo, certo, proprio per la particolarità di quel tipo di reato e poi perché il suo ruolo pubblico doveva indurlo a non fare una cosa di quel genere. 19 anni abbiamo avuti tutti, io comunque l'idea che a quell'età lì ci si debba divertire così, si stavano divertendo, già anche quel concetto lì lo rigetto a priori, non riesco a capire neanche come possa essere addotto ad argomento. Alessio, io ti ringrazio per essere stata con noi, per aver accettato l'invito, naturalmente che è già automaticamente rinnovato per una qualunque quando altra volete volta, tanto di argomenti, gli argomenti non ci mancano, non ti mancano e non ci mancano. E noi adesso andiamo nella pausa musicale in attesa del prossimo ospite che è già qui e che faremo accomodare fra un attimo. Abbiamo lanciato un sondaggio tra sognatori e realisti, ahimè vincono i realisti 56% contro il 44% dei sognatori. Continuate comunque a votare e a fare la vostra scelta, poi daremo i risultati e li vedrete anche direttamente dai social. Ringraziamo e salutiamo Emanuele, Patrizia, Annalisa, Mirko, Gianni e Alice che ci hanno seguito e che ci hanno mandato messaggi dai social, naturalmente sempre Tiziano Donzelli e Gulliver per l'allestimento dello studio, Alessia Morani che è stata qui con noi. Il video che vediamo adesso si intitola Mi aspetti alla porta, di Davide Scavolini, cantante e cantautore pesarese. Alessia, ancora grazie, veramente tantissimo. Grazie a voi. Restate con noi, eh. Nella notte ti ho cercato per dare voce al mio grido, per darmi voce. Tu che sei la luce, luce viva nella mia stanza e in ogni mia ferita. Ho scelto te che sei la parte migliore vicina al mio dolore. Fatti respirare nel profondo del cielo. Quella croce che vedo non è morte per me, è la vita che nasce da un legno pesante, un chiodo che resta piantato nel mondo. Mi porta a pensare al tuo sorriso, a te che mi cerchi e mi aspetti alla porta. Insegnami a guardarmi con gli occhi con cui mi guardi tu. Insegnami a guardarmi con gli occhi con cui mi guardi tu. Riconosco ogni mia fragilità, ogni peso che sento mentre cado nel fango, ogni lacrima scesa a pensarmi. Mi ricordi che posso stare dalla mia parte e mi ricordi che non c'è una fine, non c'è mai un confine. Quella croce che vedo non è morte per me, è la vita che nasce da un legno pesante, un chiodo che resta piantato nel mondo. Mi porta a pensare al tuo sorriso, a te che mi cerchi e mi aspetti alla porta. Insegnami a guardarmi con gli occhi con cui mi guardi tu. Insegnami a guardarmi con gli occhi con cui mi guardi tu. Tu mi salverai da ogni mia fatica. Perché ci credo ancora e mi alzerò da terra invocando il tuo nome. Quella croce che vedo non è morte per me, è la vita che nasce da un legno pesante, un chiodo che resta piantato nel mondo. Thank you.
insegnami a guardarmi con gli occhi con cui mi guardi tu. Insegnami a guardarmi con gli occhi con cui mi guardi. Eccoci, allora siamo qua, finiscono al volo questi video che seguiamo e siamo di nuovo in studio, siamo in studio col terzo ospite della giornata, diamo un grande, grandissimo benvenuto a Gianmarco Cecconi, benvenuto. Buongiorno. Benvenuto grazie, Gianmarco. Grazie. Allora Gianmarco Cecconi, insegnante e scrittore, docente e scrittore, anche lui non si esime dalla lettura del Personology. Bene, il 21 novembre, giusto? Sì. Ci ho preso? Perché poi adesso è facile trovare le date di nascita, le scriviamo tutti su Facebook o dov'è. Per qualcun altro si trovano magari a livello, non so, per esempio i sindaci, ci sono degli elenchi nazionali, per cui... Allora, 21 novembre, il giorno dell'eleganza. I nati il 21 novembre hanno un senso naturale della grazia e dell'eleganza. Vedi, già vedo che ti stai mettendo seduto infatti. Meglio. Che possono esprimere sia nel portamento e nel linguaggio del corpo, sia nella produzione o nell'apprezzamento di idee e oggetti esteticamente belli. Sempre molto interessanti. All'ultimo modo hanno poco tempo per le teorie vecchia maniera. Nati come te oggi, Björk... è la cantante islandese che è riuscita dall'Islanda a farsi conoscere in tutto il mondo, René Magritte, Voltaire, insomma, è fantasioso, raffinato, sensuale, sono i pregi, per cui diciamo che il quadretto è completo. Siamo in buona compagnia, mia moglie non sarebbe d'accordo perché ogni tanto me li compra lei i vestiti, come succede spesso a tanti uomini, no? Poi dopo, sì, sì. Quindi, però, poi, insomma, però dopo li indossiamo con quelli che non ci piacciono, poi li mettiamo. Esatto, li indossiamo con soddisfazione, insomma, sì. Loro sono brave a intercettare il gusto giusto, no? Esatto, e quella esatto. È la cosa. Benissimo. Allora, perché noi ospitiamo oggi un insegnante e scrittore? Naturalmente lo ospitiamo perché ha scritto, ma prima vogliamo ricordare di lui anche dei precedenti. È stato già sindaco di Petriano, in quanto sindaco di Petriano per parecchi anni organizzatore del celeberrimo Gallo d'Oro, che è un festival canoro importante del nostro territorio, che ha una storia lunghissima. Quanti anni sono che esiste il Gallo d'Oro? Il Gallo d'Oro esiste quest'anno, l'anno scorso in realtà sarebbe dovuta esserci la 50ª edizione. La prima edizione è stata nel 1966, dopo ci sono state anni in cui certo. Il Gallo d'Oro è saltato per motivi logistici, organizzativi, certo, certo. Eccetera, eccetera. Io ho iniziato la mia esperienza, diciamo, nel mondo associativo, nella Pro Loco, e quindi ho organizzato un sacco di edizioni del Gallo d'Oro. E mio padre mi portava da piccolo a vendere le patatine nel bar che facevo la Pro Loco quella volta, quindi io ho sempre vissuto questa esperienza come un'esperienza, non vedevo l'ora che arrivasse l'estate per organizzare il Gallo d'Oro, da quando avevo 8-9 anni fin quando poi anche quest'anno, insomma, io sono rimasto comunque, anche se adesso... Perché te, anche se non sei più nell'amministrazione, però... Io in realtà sono ancora in amministrazione, nel senso che anche se adesso abito a Pesaro da qualche anno, per motivi familiari, professionali, eccetera, eccetera, sono capogruppo in maggioranza. Ah, quindi, allora... E il sindaco mi cede volentieri spesso le deleghe per andare a trattare con la Pro Loco, insomma, comunque sono all'interno della Pro Loco e quindi il Gallo d'Oro ancora lo vivo volentieri, è una cosa di cui vado molto, molto fiero e molto orgoglioso. Bene, allora aspettiamo notizie, insomma, sul Gallo d'Oro. Impegnato nel volontariato, hai già fatto un libro importante in passato che si intitola Citabo Chandi, vero? Esattamente. Me lo sono scritto, perché è scritto Candi, sì. Però si pronuncia Chandi, esatto. Su una tua esperienza alla missione francescana St. Joseph in Zambia. Esatto. Per cui questo è stato il primo libro, un precedente, ma oggi siamo qua per parlare del tuo secondo libro. I titoli ti piacciono? Sì. Farli strani ti piacciono? Il titolo di questo è Ozi e la vita. Spieghiamolo questo titolo, allora, che è stato molto divertente sentirlo da te qualche giorno fa. Io sorrido ogni volta, infatti è bello perché ho questo libro a casa, appena entro vedo subito la copertina, mi mette subito di buon umore, perché Ozi e la vita Eccolo. È un modo di parlare che mia figlia aveva quando noi l'abbiamo conosciuta. Il libro parla della storia dell'adozione di mia figlia Sara, poi dopo entreremo magari nello specifico, ma il titolo deriva dal fatto che lei, quando noi l'abbiamo conosciuta, era in un istituto delle Basse Marche,
e aveva questo accento tipicamente delle Basse Marche, aveva due o tre termini che poi sono spariti nel corso degli anni quando, con la sua presenza qua da noi. E diceva ozie la vita, come dire, ozie la vita, quando noi gli chiedevamo qualcosa o spiegazioni oppure vedevamo che era un po' in difficoltà, lei rispondeva ozie la vita. Ma una bambina di 2 anni e qualche mese, con tutta la storia che lei ha avuto, è una cosa impressionante. Già quello faceva capire che ci avrebbe insegnato un sacco di cose. Esatto, una dichiarazione. Quindi questo non potevo toglierlo, non potevo non intitolarlo così. Questo, allora, libro, il titolo è bellissimo, ma è un motto filosofico di una profondità che altro che i 2 anni e mezzo, voglio dire. Questo è un motto filosofico sul quale si poggia l'esistenza delle persone più illuminate. Insomma, questa è la vita. Insomma, sì, dai. Sì, questo poi lei se l'è formato, perché essendo la più piccola dell'istituto, nell'istituto erano una decina i bambini, lei era la più piccola, quindi si doveva fare le ossa. le spalle larghe, e ha tirato fuori da sola questo motto filosofico che dovremmo averlo tutti, insomma. E quindi io, per dare un senso anche al messaggio che voglio dare in questo libro, non ho pensato ad altro, insomma, ad altre possibilità. Questo doveva essere il titolo. Voi avete parlato con Sara da subito del fatto, no? della scelta che avete fatto e tutto quanto. Sara adesso ha 10 anni. Sì. E tu hai voluto scrivere questo libro per raccontare la storia fin quando è calda, voglio dire, senza far passare troppo tempo. Prima di tutto perché è meglio, perché così almeno le memorie sono vicine e sono comunque reali, no? E poi per dare un messaggio comunque importante nei confronti di questo istituto dell'affido e dell'adozione, che sono forse poco conosciuti ancora, che invece dovrebbero esserlo di più. Esatto, esatto. Io intanto noi non abbiamo mai nascosto a Sara quella che è la sua storia. Sara, da quando è arrivata a casa da noi, dopo mesi in cui noi l'abbiamo frequentata in istituto, che io racconto nel libro, abbiamo subito cercato di farle capire qual era la sua storia. Abbiamo cercato di spiegare a Sara che aveva due mamme, una biologica e una del cuore. Certo. E tant'è che i primi disegni che Sara faceva all'asilo erano con due mamme. Giusto. E quando sai l'asilo ti chiedono di disegnare la tua famiglia, lei, e poi spiegava. Quindi noi abbiamo visto che questa cosa funzionava. Lei ha una serenità nel raccontare la sua storia e la sua vita impressionante, anche ai compagni di adesso di scuola. E quindi noi abbiamo proseguito su questo modo di approcciarci con lei. E io ho voluto scrivere la sua storia in un diario molto particolare, perché il diario è scritto con tre penne in realtà. La prima parte del diario è Sara che scrive il diario in prima persona. Io ho cambiato registro, e questo è stato anche abbastanza difficile per un insegnante di italiano scrivere attraverso il linguaggio di quello che può essere una bambina di 2 anni. E poi ho scritto lo stesso periodo storico, e quindi le stesse giornate viste dal mio punto di vista, e poi c'è una parte finale di mia moglie, quindi abbiamo scritto la stessa storia sotto 3 punti di vista diversi, per 2 motivi. Uno, perché, come dicevi tu prima, l'abbiamo scritto a caldo, e quindi questa cosa deve rimanere, perché tra 15, 20 o 30 anni avremo la possibilità di prendere questo libro e di rivivere le sensazioni positive e negative, perché sono state pagine che io ancora adesso non riesco a leggere. Immagino. Perché non è andato tutto liscio come noi pensiamo che possa andare. Poi ovviamente c'è il lieto fine, è un'esperienza bellissima e strepitosa. Il secondo motivo per cui ho scritto questo libro è perché voglio condividere un'esperienza strepitosa, straordinaria, formativa, bellissima, che dimostra come l'umanità sia piena di aspetti positivi, e mi piacerebbe convincere o motivare di più le famiglie e le coppie che vogliono fare un'esperienza di affido e di adozione, perché è un'esperienza fantastica e perché ci sono un sacco di bambini che hanno bisogno di affetto, di amore, di una famiglia. Sara ha supervisionato la scrittura, ha verificato che insomma potesse essere in linea con quello che lei avrebbe scritto? Assolutamente sì. E poi Sara, io a ottobre ho fatto con tra l'altro una serata presentata da Lemi Rossi, quindi abbiamo fatto al Gallo quando si poteva
avevo ancora una serata sulle persone speciali che era incentrata sulla disabilità. Io ho portato ancora il libro, dovevo uscire, ma era in fase di editing. E quindi ho portato Sara, che ha letto davanti a un centinaio di persone la prima pagina di questo libro, dove lei si presenta. E quindi io ho visto che lei ne va molto, molto fiera e molto orgogliosa, quindi della sua parte. La mia parte, quella di mia moglie, non le legge, però sono strane aggiunte. La sua parte la sente proprio sua, e quindi ne va molto orgogliosa, e questo mi fa molto, molto piacere, perché vuol dire che sta superando con molta facilità delle cose che lei magari le mancano, che lei non ha avuto nel corso del... Il messaggio che esce è che serve a sensibilizzare i genitori, qual è? Il messaggio che immagino esce, che non sia uno, saranno mille, però il messaggio che esce è che lo sintetizzo il più possibile, ma ce ne sono tanti, è che queste esperienze e questi bambini che hanno bisogno di una famiglia, di un affetto, di una vita che è giusta per loro, ci danno molto 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 di più rispetto a quello che noi pensiamo di dare a loro. E quindi, se capiamo questo concetto, non possiamo che non essere spinti dal provare a fare un'esperienza di questo tipo, e che se abbiamo qualche perplessità dobbiamo buttarci, perché l'esperienza è fantastica. Io, la mia famiglia si è buttata su questo aspetto, perché anche mio fratello ha un'esperienza di adozione in questo momento, con due bambini che hanno 2 anni, e vedo che nella nostra famiglia allargata, quindi i miei genitori, mio fratello, io, tutti, mia figlia e i nipoti, l'allegria, la felicità, la serenità si respira, e quindi io questa cosa la voglio condividere, perché quando si condivide qualcosa di bello, quel qualcosa di bello diventa sempre più grande, sempre più importante. Voglio chiedere scusa a te, sì, e ai telespettatori, ma io ho questa curiosa situazione che la mascherina, non so se fa anche a voi, mi innesca una tosse che non ho, cioè vi posso garantire che non ce l'ho, poi ve ne siete accorti, sono un'ora e più che siamo in trasmissione, non è mai successo, però arriva a un certo punto in cui evidentemente, non so perché, innesca questa cosa fastidiosa. E volevo farti una domanda, tra l'altro siamo in chiusura, ma ci stiamo prendendo qualche minuto in più molto volentieri. Normativamente è complesso tutto il discorso, ci sono delle situazioni che potrebbero essere migliorate, oppure diciamo che la normativa funziona e il problema adesso diventa solo personale nei confronti di chi magari ha qualche dubbio ancora, eccetera, ma per la legge è tutto a posto? Allora, la mia esperienza da questo punto di vista è positiva, nel senso che io ho vissuto una bella esperienza anche dal punto di vista di quello che ho dovuto fare dal punto di vista legislativo, no? Io ho fatto una preparazione nella quale assistenti sociali, psicologi dell'ambito sociale hanno parlato con me e con mia moglie, hanno fatto una relazione, la relazione è stata mandata al Tribunale dei Minori, ho fatto un colloquio con i magistrati del Tribunale dei Minori, che hanno rilasciato un'idoneità all'adozione. Quello che forse potrebbe essere migliorato è la formazione che c'è dopo, secondo me, perché a volte ci sono, è vero che ci sono delle associazioni, io adesso sono molto molto contento mi hanno chiamato l'associazione Genitori Si Diventa per fare una serata partendo dal mio libro, ma probabilmente di formazione anche ai genitori che vogliono fare questo tipo di esperienza, sia quella dell'affido che quella dell'adozione, perché secondo me è quello che manca forse un po' di più, no? È quello di, certo, di preparare, che poi preparare i genitori è una cosa difficile, perché poi la domanda è, ma io non sono tuo figlio, io non sono tua figlia, viene fuori sempre, quindi non è detto che noi siamo preparati a rispondere, certo, a questa domanda, certo, anche se abbiamo fatto 1000 corsi o ci siamo... però insomma, io credo che in Italia funzioni bene. Ovviamente degli intoppi o delle storie, sentendo anche all'interno delle associazioni casi particolari, ci sono, ma questo però in generale c'è bisogno, secondo me, io questo lo vedevo anche quando facevo il sindaco, ci sarebbe bisogno di famiglie
che sarebbero, che dovrebbero essere disposte a, a fare l'esperienza dell'affido, perché certo, ci sono tanti minori che in periodi particolari non possono avere rapporto con il padre e la madre per tanti motivi. Io questo è il caso di molti compagni di istituto di, sì, Sara, che secondo me, se avessero avuto la possibilità di andare per un paio di mesi o qualche anno in una famiglia, forse certo, sarebbero stati. L'affido, ricordiamo, più che è un istituto temporaneo, sia diciamo a termine, ma anche durante il periodo che non è quotidiano e continuativo, no? Che permette, se non altro, di fare una prova, anche se è brutto dirlo, cioè di capire se quello che può essere un'indole o un desiderio viene poi supportato da una quotidianità e dal fatto che poi, una volta che si dovesse passare all'adozione, non è che poi uno può insomma scherzare, perché una volta che è adottato. Certo, insomma. Certo, l'affido è... può essere, allora, ci sono dei tipi di affido come il mio, che io quando Sara è venuta a casa da noi era in affido, poi è diventata nostra figlia dopo qualche anno e quindi si è trasformata in adozione. Ci sono degli affidi che sono affidi temporanei, nei quali però secondo me dipende sempre dall'approccio con cui noi prendiamo un'esperienza del genere, perché se io so che un bambino di 8, 7, 6 anni temporaneamente vivrà con me per 2 o 3 anni, mi faccio un'idea, perché tanto i genitori hanno una situazione per la quale certo, giustamente poi possono, no, riavere il figlio, eccetera, eccetera, il figlio tornerà a fare una vita normale con i genitori, io mi concentro in quell'esperienza cercando di dare tutto quello che posso, certo, dare e di ricevere tutto quello che posso ricevere. Quando mia figlia ed è stato con noi in affido per qualche anno, e quindi noi avevamo anche, certo, il terrore silenzioso la sera di dire, poi magari domani arriva il tribunale e ci, esatto, dice di... Immagino. Io però mi sono accorto che in quel periodo vivevo ogni istante, certo, trascorso con mia figlia, perché io l'ho sempre chiamata mia figlia a prescindere dalla parte legale del caso, e io lo vivevo al pieno. Certo. Io, mia moglie, mio fratello, i miei genitori, vivevamo quell'esperienza al pieno. Tutte le piccole cose che si facevano con lei erano godute al massimo. E quindi questa cosa noi la sottovalutiamo, e invece dovremmo tenerla in considerazione, certo, perché è vero che io posso avere in affido un bambino per qualche anno, poi invece mica sparisco dalla vita di questo bambino. Certo. Perché lo vado a trovare, divento lo zio, il cugino, il fratello, certo, il nonno. Lo porto a vedere le partite. Quindi, e in quegli anni lì l'esperienza è strepitosa. Aggiunge intensità alla vita, insomma. Esattamente. Allora, tutto questo è detto e scritto nel libro, che noi siamo anche molto contenti, sì, di avere ospitato e presentato oggi, che è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Facciamolo rivedere alla regia, okay, alla copertina direttamente. Dove si trova questo libro? Allora, il libro si trova in tutti i portali online che vendono libri, no? Uh-huh. IBS, Amazon, okay, Rizzoli, eccetera, eccetera. In tutte le librerie si può, se non c'è lì si può ordinare, quindi lo fanno arrivare di sicuro, perché l'ho portato in conto vendita, se ci sono rimaste ancora alcune copie, alla Gulliver e alla libreria di via Castelfidardo, catalogo. Poi se mi chiamate o mi mandate un messaggio attraverso Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, oppure ci sono alcuni negozi al Gallo ai quali io ho portato il libro in conto vendita, con grande gioia ho visto che la prima settimana in cui è uscito in IBS c'era scritto libro primo in classifica per la vendita. Perfetto. Mi sono fatto lo screenshot, l'ho stampato, certo, e lo tengo. Adesso ovviamente non sarà più così, però insomma i primi giorni si vede che ci sono stati un po' di ordinativi. Ha colpito. Mi fa molto piacere, insomma. Bene, allora ne riparlerò anche, perché lunedì prossimo avremo ospite Antonino Di Gregorio, che è il nostro consulente editoriale, che ci porta un po' di libri, e mi riprometto di parlarne anch'io di questo libro anche lunedì, nello spazio dedicato ai libri. E cosa aggiungere, se non che è un'esperienza, che ho faticato a non commuovermi, te l'avevo detto, dovrò mettermi d'impegno per non commuovermi, complice anche la tosse, non mi sono commosso, per cui è andata bene, insomma, ce l'abbiamo fatta, però sicuramente è un'esperienza toccante, importante, e allo stesso tempo un'esperienza di vita intensa e bellissima, della quale io non posso che congratularmi con te e anche come scrittore, naturalmente, grazie, per cui sia di vita che di scrittore. Grazie. Gianmarco, grazie per essere stato con noi. Hai qualcosa da aggiungere?
No, dico intanto grazie a voi per l'opportunità che mi è stata data. E io mi viene solo da dire, siccome il Covid, quando il Covid sarà scomparso, spero il prima possibile, io sono disposto a fare quello che già facevo con il libro precedente. Se qualcuno, io faccio l'insegnante di mestiere, quindi vivo con i ragazzi, prima facevo l'allenatore di calcio, quindi io ho parte della mia vita l'ho trascorsa con i ragazzi, e la possibilità, se qualche scuola vuole, mi contatta, mi chiama, di andare a parlare con i ragazzi di queste problematiche o dell'Africa nel libro precedente, oppure di questa realtà degli istituti, dei minori, delle adozioni, io sono disponibile. Speriamo, il mio desiderio è quello di riuscire, il libro è stato scritto per questo fondamentalmente, di riuscire a far capire che esiste una realtà di questo tipo e che noi tutti possiamo contribuire a migliorarla e ad avere qualcosa. Bene, ti ringrazio e ti importo anche un saluto che è arrivato dal web da parte di Mario Circolone. Un abbraccio a Gianmarco, grande persona, per cui Mario Circolone tra l'altro mio compagno dai tempi dell'asilo, per cui ti puoi immaginare, e niente, e a questo punto, con questo saluto e con tutto grazie quello che Mario. Ci siamo detti, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo un buon fine settimana, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con una nuova diretta di Casa Rossini, andremo avanti finché ce n'è, come dicono le canzoni, e ringraziamo ancora una volta Gianmarco per essere stato con noi a raccontarci questa straordinaria esperienza di vita che ha voluto testimoniare in un libro che leggeremo tutti sicuramente con molta passione. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie.